questa seconda parte parleremo di altri luoghi comuni sul socialismo che sono però più seri e meno bambineschi. Il primo è quello secondo il quale il socialismo consiste nella nazionalizzazione o statalizzazione di parte o tutti i settori dell'economia. Nei video in inglese sull'argomento fanno molta ironia su quanto sia sbagliata questa definizione. Ad esempio dicono, ironicamente, che il socialismo è quando lo Stato fa alcune cose, il comunismo è quando lo Stato fa molte cose. La prima cosa da dire sull'argomento è che buona parte del socialismo ottocentesco, ai tempi di Marx ed Engels, era antistatalista, ovvero anarchico. La differenza è che Marx ed Engels prevedevano una fase statalista transitoria, un comunismo rozzo, e quando poi si sarebbero abbattute le classi sociali non ci sarebbe più stato bisogno dello Stato, e quindi si sarebbe arrivati all'anarchia a tutti gli effetti. Invece gli anarchici in senso stretto si oppongono allo Stato a tutti i costi e vorrebbero innanzitutto abbattere lo Stato e poi tutto il resto. Quindi, nella pratica, l'obiettivo del socialismo in senso classico del termine è l'eliminazione dello Stato, solo che Marx ed Engels volevano arrivarci per gradi e invece Bakunin e gli altri anarchici socialisti volevano eliminarlo subito. Sembra che il luogo comune secondo cui il socialismo sia una statalizzazione parziale o totale venga insegnato nelle facoltà di economia, nelle quali raccontano che i modelli economici sono fondamentalmente due, il capitalismo e il socialismo, da cui però si possono ricavare modelli misti. Secondo questa visione il capitalismo puro è quando tutta l'economia è nelle mani dei privati, al 100%, compresa la sanità, la scuola, le strade, i trasporti, eccetera, e invece il socialismo puro al 100% sarebbe quando tutto ciò è statalizzato. Dato che il capitalismo sarebbe il libero mercato, più lo Stato interviene nell'economia allora la libertà diminuirebbe progressivamente. Insomma, questa idea suggerisce che più lo Stato interviene nell'economia e più il sistema diverrebbe totalitario. In realtà le cose non stanno così. Il capitalismo è un sistema dove l'economia è nelle mani dei privati, ma per parlare di socialismo non è sufficiente statalizzare o nazionalizzare, almeno il fine della gestione nazionale dovrebbe essere l'utile dei cittadini, ma per essere effettivamente socialista, anche se il settore è nazionalizzato deve esserci come minimo la cogestione o l'autogestione da parte dei lavoratori. Ad esempio l'Unione Sovietica, secondo la Costituzione del 1936, almeno in teoria, era in parte nazionalizzata, in parte socializzata e in parte collettivizzata e quindi autogestita da parte dei lavoratori. Quindi sarebbe più appropriato dire che il socialismo, appunto, socializza e collettivizza almeno i principali settori dell'economia. La differenza tra socializzazione e collettivizzazione sta nel fatto che la socializzazione prevede che la proprietà sia statale ma la gestione sia dei lavoratori. Invece la collettivizzazione prevede che sia la proprietà e sia la gestione siano degli stessi lavoratori. Per cui è sbagliatissimo credere che se ci sono alcune cose nazionalizzate allora siamo in uno stato socialista e nemmeno l'interventismo statale di tipo keynesiano o il New Deal di Roosevelt è socialismo e nemmeno se in America la sanità fosse pubblica ci sarebbe il socialismo. Nel comunismo pienamente realizzato lo Stato verrebbe soppresso, come nell'anarchia in senso classico, e quindi non si parlerebbe più di nazionalizzazione e nemmeno di socializzazione, ma solo di collettivizzazione. Riepilogando, la nazionalizzazione, o statalizzazione, consiste nel possesso e nella gestione da parte dello Stato di un'azienda o di un settore dell'economia. La socializzazione è il possesso da parte dello Stato e la gestione da parte dei lavoratori stessi. Collettivizzazione sia il possesso che l'autogestione da parte dei lavoratori. Altra falsa dicotomia è quella tra economia di mercato e economia pianificata. Di solito si dice che il socialismo è un'economia pianificata. In realtà non è detto. Ci sono esempi di socialismo o tentativi di creare il socialismo che non avevano economia pianificata, come ad esempio il socialismo di mercato, dove parte o tutta l'economia è nazionalizzata, o socializzata o collettivizzata, ma viene lasciata la possibilità alle aziende di competere tra di loro. Non sto dicendo che questo è un modello giusto, sto solo spiegando che socialismo ed economia pianificata non sono la stessa cosa. Infatti non è sufficiente creare cooperative autogestite o nazionalizzare settori dell'economia per parlare di socialismo in senso stretto. Queste aziende cooperative infatti possono anche competere tra di loro come le normali aziende private. Ad esempio il Venezuela e la Bolivia hanno molti settori nazionalizzati, ha fatto molte riforme sociali ma non hanno mai avuto un'economia pianificata oltre che negli anni 70 gli Andi in Cile non riuscì mai a creare un sistema di pianificazione. O addirittura ci sono esempi di economia non socialista pianificata, vi lascio un articolo sull'argomento in descrizione.
Da notare inoltre come Marx ed Engels non hanno mai insistito sull'argomento della pianificazione, hanno insistito molto sulla questione dell'autogestione e auto-organizzazione dei lavoratori. Per cui socialismo ed economia pianificata non sono per forza la stessa cosa, come nazionalizzazione e socialismo non sono la stessa cosa. Allende tentò di creare un sistema di pianificazione democratica su base tecnologica per calcolare i bisogni e di come gestire l'allocazione. Cosa che negli anni recenti è stata riproposta in chiave moderna da Michael Albert nella sua economia partecipativa, che prevede, altre che un'autogestione da parte dei lavoratori insieme ai consumatori, anche un sistema di pianificazione dal basso e non centralizzata e burocratizzata, come in Unione Sovietica, sempre basata sui moderni software informatici che dovrebbero calcolare i bisogni delle persone e quindi quanto produrre, cosa produrre, e via di seguito. Questo per sottolineare che la pianificazione economica, anche se ci fosse, non sarebbe per forza sinonimo di controllo totalitario sulla vita delle persone, sui loro consumi. Inoltre nelle comuni autogestite, tipo i kibbutz israeliani o simili, non c'è una pianificazione, c'è un sistema dove ognuno lavora per gli altri ed ottiene ciò di cui ha bisogno. Ad esempio, se uno costruisce o ripara case, un'altra persona lavora la terra, un'altra ancora si occupa della lavanderia, ma tutti beneficiano di questi servizi. È una specie di mutualismo che ha origini più anarchiche che marxiste. Questo in parte dovrebbe rispondere a chi crede che il socialismo non potrebbe funzionare perché è impossibile fare un calcolo dei bisogni delle persone. A parte il fatto che il capitalismo se ne frega di calcolare i bisogni delle cose e fa le cose secondo i principi di mercato, ma oggi le cose potrebbero andare diversamente, non siamo più negli anni 30 ai tempi di Stalin. Per cui secondo me la questione oggi sarebbe da lasciare aperta.